Il primo punto che analizzeremo è l'inizio del moto della palla, quindi cercheremo di capire in quanti modi diversi nei vari sport la palla può essere messa in movimento. Chi vuole può mettere in pausa il video e fare mente locale a diversi sport che gli vengano in mente. E a valle di questa riflessione, il primo modo che vi verrà probabilmente in mente di mettere in moto la palla è estremamente semplice ed è il lancio diretto. Questo, ad esempio, è l'inizio dell'azione del baseball. La palla viene tenuta nelle mani del lanciatore, il braccio viene messo in movimento, in un certo istante la mano si apre e la palla inizia a muoversi. Il baseball non è l'unico sport in cui la palla viene lanciata per iniziare a muoversi, si fa la stessa cosa ad esempio nella palla a mano, anche il basket è uno sport in cui la palla inizia a muoversi perché viene semplicemente lanciata. Quanto sia più semplice, il lancio diretto della palla non è l'unico modo in cui la palla viene messa in movimento nei vari sport. Una strategia alternativa è colpire la palla per metterla in movimento. È questo l'esempio che viene fatto nella pallavolo, in cui in tutte le azioni la variazione di moto della palla viene prodotta da un impatto con le mani del pallavolista. Nella foto c'è una battuta di Zaitsev, ma tutte le azioni della pallavolo implicano un rapido contatto tra la palla e le mani del giocatore. In altri sport si utilizza una strategia sostanzialmente simile, soltanto che invece che colpire direttamente la palla con le mani, si utilizza un attrezzo. Questa è ad esempio una battuta di Federer nel tennis. Il primo punto da capire è quindi perché in alcuni sport la palla viene messa in moto lanciandola e in altri invece si preferisca la strategia della battuta. Rispondere a questa domanda dobbiamo cercare di capire quale differenza c'è nel moto della palla nei due approcci. Una possibile indicazione ci viene da queste fotografie, che sono le cosiddette foto stroboscopiche, e che rappresentano un modo semplice che si utilizzava in passato per visualizzare eventi molto veloci. L'esperimento funzionava in questo modo: si lavorava in un laboratorio al buio, come dimostrato dal fondo scuro della fotografia. Si apriva l'otturatore della macchina fotografica, una volta a pellicola, adesso sarebbe digitale, e poi la scena di interesse veniva illuminata con dei brevi impulsi luminosi equidistanziati nel tempo. Nei brevi istanti in cui la scena è illuminata, la macchinetta registra l'immagine, l'illuminazione si ripete a intervalli regolari e questo consente di avere in una singola fotografia varie posizioni degli oggetti che si stanno muovendo a intervalli di tempo regolare. In questa fotografia sono visualizzati due trattini. Il primo è quello azzurro, che evidenzia lo spostamento della mano del lanciatore tra l'istante di rilascio della palla e quello immediatamente precedente. Il trattino rosso fa la stessa operazione per la palla. Ora, questa immagine ci consente quindi di vedere, tramite la lunghezza dei trattini, quanto velocemente la palla si sta muovendo. È sufficiente ricordarsi la vecchia definizione vista a scuola di velocità come rapporto fra spazio percorso e tempo impiegato. Gli studenti universitari poi imparano durante il primo anno che la velocità è un po' più complicata da descrivere, che è questo semplice rapporto. Però tornando alla definizione spazio-tratto-tempo, visto che la distanza in termini di tempo tra un fotogramma e successivo è fissa, le due velocità sono direttamente proporzionali alla lunghezza dei segmenti. Il segmento blu e il segmento rosso sono sostanzialmente lunghi uguali e quindi possiamo concludere che in questo caso la palla inizia a muoversi alla stessa velocità con cui si stava muovendo la mano del lanciatore immediatamente prima dell'apertura. Questa conclusione per il baseball si trova ad esempio anche nella pallamano, qui è stata fatta una scelta differente e onestamente sbagliata dei trattini. Il trattino azzurro è quello del movimento della mano nell'ultimo intervallo di tempo prima del lancio, il trattino rosso avrebbe dovuto essere qui, però insomma si vede visivamente che la distanza tra questo punto e questo, distanza percorsa dalla palla, è sostanzialmente uguale a questa. E quindi anche in questo caso, distanza percorsa dalla palla è uguale alla distanza percorsa dalla mano, e quindi la palla inizia a muoversi alla stessa velocità che aveva la mano del lanciatore. Adesso che abbiamo imparato a ottenere informazioni sulle velocità a partire da fotografie stroboscopiche, rifacciamo la stessa operazione per un paio di sport in cui invece che lanciare si preferisca battere. Questo è il caso del baseball, il trattino azzurro di nuovo è la distanza percorsa dalla mazza, il trattino rosso distanza percorsa dalla palla, il trattino rosso è più lungo del trattino azzurro, quindi la palla percorre più distanza che non la mazza, e visto che lo fa a parità di tempo, questo vuol dire che sta andando più veloce di quanto non sarebbe andato se fosse stata appoggiata sulla mazza e si fosse messa in movimento. Alla stessa conclusione arriviamo nel tennis. Qui qualche appassionato di tennis può divertirsi a localizzare nel tempo questa fotografia, notando che la racchetta utilizzata è di legno, quindi siamo verosimilmente entro la prima metà degli anni Ottanta.
Indipendentemente però dalla datazione storica, si vede anche in questo caso che il trattino percorso dalla racchetta, che è quello azzurro, è più piccolo del trattino percorso dalla palla. Quindi anche in questo caso la palla compie una distanza maggiore a parità di tempo rispetto alla racchetta e quindi sta andando più veloce. L'analisi che abbiamo appena fatto ci consente di capire che la differenza tra battere e lanciare è nella velocità con cui la palla inizia a muoversi. Adesso è importante cercare di capire perché la velocità iniziale è importante. Beh, in tutti gli sport la velocità iniziale ovviamente condiziona fortemente il modo che la palla compie dopo che viene messa in movimento. In molti casi, lanciare la palla, mettere in movimento la palla con velocità alte può essere conveniente, perché più è grande la velocità della palla, meno tempo la palla impiega per raggiungere il suo bersaglio. Nel bersaglio potrebbe esserci un avversario che, ad esempio, la blocca oppure ce la rimanda nel nostro campo, e quindi rendere piccolo il tempo può essere conveniente. In base a quello però che abbiamo visto precedentemente, negli sport in cui si preferisce battere, si ha una velocità di inizio del moto della palla più grande di quella che si avrebbe se si lanciasse. Adesso una domanda ragionevole potrebbe essere: se battere è conveniente in termini di velocità iniziale rispetto a lanciare, perché ci sono degli sport invece in cui si preferisce lanciare e invece non si batte sempre? Il punto che abbiamo di capire quali sono realmente le differenze tra battere e lanciare adesso può diventare un problema da risolvere con un approccio fisico, che è una delle promesse che vi ho fatto. Allora, prima di partire, dobbiamo cercare di capire come si ragiona per risolvere quantitativamente un problema di interesse. Questo richiede una modalità di ragionamento ben precisa, che a mio avviso è stata descritta qualche tempo fa in maniera brillante da questo signore, che è stato un grandissimo fisico teorico del Novecento, Richard Feynman, che nella parte introduttiva di un suo libro spiega il modo in cui bisogna affrontare dei problemi complicati. Il punto di partenza è che io devo legare il problema di interesse a una grandezza che posso misurare, devo collegarla alle varie grandezze da cui può dipendere tramite opportune equazioni, ma molto più mi rendo conto che queste equazioni sono talmente complicate che non le so risolvere. Allora, come faccio a risolverle? Un essere umano normale davanti a un'equazione complicata dice: ok, è troppo difficile, non lo so fare. Invece Feynman racconta che esiste una tecnica di soluzione, è quella che lui dice che porta al successo le persone che risolvono il problema partendo da un punto di vista fisico. Lui è definito in questo modo: è l'approccio di persone che hanno una grossolana idea di dove stanno andando e quindi iniziano facendo il giusto tipo di approssimazioni, sapendo cosa è grande e cosa è piccolo in una data situazione complicata. Quindi qui diciamo l'idea di base è questa: se io provo a quantificare tutti gli aspetti che possono condizionare il mio fenomeno, mi rendo conto che le equazioni che mi trovo davanti sono troppo difficili da risolvere. Come faccio a risolverle? Devo cercare di capire se tutte le grandezze che ho considerato sono veramente ugualmente importanti nel determinare il fenomeno. Se mi accorgessi che alcune grandezze sono meno importanti di altre, il passaggio è sapendo cos'è grande e cos'è piccolo in una data situazione complicata, semplifico la descrizione del mio problema togliendo le grandezze che penso che siano meno rilevanti. A questo punto il mio problema è diventato più semplice e sono capace di risolverlo. Che cosa manca? Manca che io ho risolto un problema semplificato che non era quello di partenza. Quindi dovrò fare una verifica, che posso fare soltanto in laboratorio, di correttezza delle previsioni che il mio modello compie. Adesso cercheremo di utilizzare questo approccio per cercare di capire cosa c'è di diverso nel lanciare e nel battere, perché a volte si fa una cosa e a volte si preferisce fare altro. In base a quanto abbiamo detto precedentemente, quello che differenzia la strategia della battuta dal lancio è la velocità con cui la palla inizia a muoversi. Quindi, per cercare di comprendere perché in alcuni casi si lancia e in alcuni casi si batte, dobbiamo cercare di metterci in condizione di determinare con quale velocità inizierà a muoversi la palla nei due casi. Nel caso del lancio sappiamo che la risposta è semplice, è la stessa velocità che aveva nel braccio un attimo prima che la mano venga aperta. Nel caso di invece dobbiamo legare la velocità con cui la palla inizia a muoversi a seguito dell'impatto con la mano o con l'attrezzo che la mette in movimento rispetto a quello che avrebbe avuto se la palla l'avessi lanciata. Per descrivere questo fenomeno, dobbiamo cercare di risolvere questo problema, dobbiamo capire dove sono gli eventuali elementi di difficoltà. Allora, prendendo di nuovo come riferimento la battuta della palla a volo, il problema che abbiamo davanti è un problema puramente di meccanica. Io conosco il moto del braccio di Zaitsev, in questo caso prima dell'impatto con la palla, so dalle leggi di Newton che la velocità con cui i corpi si muovono viene modificata dall'azione di forze,
La forza è quella che la mano esercita sulla palla. Se io conoscessi questa forza, potrei determinare come si muove, sapendo come si muove il braccio prima, come si muoverà la palla dopo che l'interazione con la mano è finita. Purtroppo questo problema di meccanica, però, è un problema di meccanica effettivamente molto complicato. Tenete presente che come problema più complicato che si impara a risolvere dopo il primo anno di studi universitari di fisica, c'è la descrizione del moto di un oggetto che ha un'estensione nello spazio, ma una forma fissa. La palla e il corpo del lanciatore sono effettivamente due corpi estesi nello spazio, però purtroppo la loro forma cambia in continuazione. La variazione di forma del giocatore è evidente, c'è tutto il gesto atletico della battuta che porta il giocatore a cambiare continuamente forma. Quello che è meno evidente è che anche la palla, durante l'impatto con la mano, con la racchetta, con quello che sia, durante l'impatto si deforma. Qui c'è un video in slow motion molto bello di una battuta del tennis, in cui si vede benissimo che la palla è sferica prima di essere colpita, sferica dopo che l'impatto finisce, però durante l'impatto con la racchetta viene pesantemente deformata. Questo problema è un problema molto complesso. I nostri corpi hanno un'estensione spaziale e durante l'interazione tra battitore e palla, entrambi i corpi cambiano forma. In questi termini il problema è probabilmente irrisolvibile. Quindi, seguendo l'approccio di Feynman, se vogliamo avere speranza di risolverlo, dobbiamo ragionare su come possiamo semplificare la trattazione. Una volta che abbiamo compreso che l'elemento principale di complicazione della soluzione di questo problema deriva dalla presenza di forma sia della palla che del braccio che cambiano durante l'interazione, seguiamo l'approccio di Feynman e semplifichiamo il problema. La semplificazione più forte che possiamo fare è togliere completamente di mezzo la presenza di una forma. Quindi, invece che trattare una palla sferica e un braccio che cambia forma, consideriamo un sistema più semplice che è quello di urto tra due particelle puntiformi. In questa approssimazione, al posto della palla, consideriamo una particella puntiforme, quindi che non abbia estensione spaziale. Questa particella all'istante iniziale è ferma, avrà una massa pari alla massa della palla che indichiamo con m con p. Al posto del braccio consideriamo una seconda particella puntiforme di massa pari a m con b. Nella nostra situazione, nel momento in cui il braccio impatta con la palla, con una certa velocità nota, che chiamiamo velocità del braccio v con b, trasferirà parte del movimento alla palla, che inizierà a muoversi con una velocità da determinare, che chiamiamo vp per velocità della palla, primo per indicare che dopo la battuta. E il braccio dobbiamo mettere in conto che continuerà a muoversi anche lui con una velocità, disegniamola qua sotto, diversa da quella di prima e anch'essa incognita. Quindi il nostro problema adesso diventa, se noi ipotizziamo di conoscere le masse delle particelle coinvolte e la velocità con cui si muove il braccio, come possiamo determinare la velocità con cui inizierà a muoversi la palla dopo l'interazione tra ma mano e palla e con che velocità continuerà a muoversi il braccio del pallavolista. Con questa approssimazione molto forte sulla forma della palla e del braccio, il problema resta un problema estremamente complicato da risolvere, perché il modo in cui la palla inizia a muoversi per effetto della battuta dipende dalle forze che la mano esercita sulla palla durante la battuta stessa. Il punto fondamentale, però, è che questa forza è una forza incognita. Possiamo qualitativamente aspettarci che fino a che la mano non è a contatto con la palla, la forza sarà nulla, dopodiché ci sarà una fase iniziale in cui la mano progressivamente schiaccia di più sulla palla, provocando un aumento della forza, e la palla inizierà a muoversi, staccandosi progressivamente dalla mano e portando quella forza progressivamente a zero. Però se noi vogliamo legare il moto di un corpo alle forze agenti, le forze devono essere note completamente, e noi invece, al di là di questo andamento qualitativo, sulla forza che la mano esercita sulla palla, non sappiamo dire molto altro. In questi termini, quindi, il problema è irrisolvibile. Per fortuna, qui la via di uscita è stare attenti a un dettaglio, cioè noi non sappiamo descrivere come la palla cambia il suo moto gradualmente dall'essere ferma al muoversi con una certa velocità a fine battuta, però in realtà non è questo che ci interessa. Noi volevamo determinare come si muove la palla dopo la battuta rispetto a come si sarebbe mossa se l'avessimo lanciata direttamente. Quindi dobbiamo confrontare semplicemente un prima della battuta in cui conosciamo le velocità coinvolte a come si muovono i corpi dopo che la battuta è finita. Questo confronto tra due istanti diversi si può basare su dei principi molto importanti che si chiamano principi di conservazione, che stabiliscono che in alcune condizioni particolari delle grandezze fisiche non cambiano mentre sta passando il tempo, mentre sta succedendo qualcosa.
In particolare nella meccanica dell'urto tra particelle puntiformi, si può dimostrare che vale innanzitutto il principio di conservazione di una prima grandezza che si chiama quantità di moto totale. La quantità di moto di una particella è il prodotto della sua massa per la sua velocità. Prima dell'urto, l'unico termine è il contributo dovuto al fatto che si sta muovendo il braccio, perché la valle è ferma e ci dà la massa del braccio per la velocità del braccio. Se la quantità di moto totale rimane costante, questa grandezza sarà uguale anche alla quantità di moto totale dopo l'urto, a cui contribuiscono il braccio con il primo termine, in cui la velocità è cambiata a causa dell'impatto, e la palla che adesso ha cominciato a muoversi. Questo principio di conservazione, per quanto utile, non è sufficiente, perché abbiamo scritto un'equazione. Ma in questa equazione abbiamo due grandezze incognite, che sono le due velocità dopo che la battuta è finita. Da ogni equazione si può ricavare un'incognita, quindi per ricavare due incognite servono due equazioni. Quindi serve un'altra grandezza legata alle velocità che si conservi durante l'urto. Nell'ipotesi in cui la palla e il braccio non subiscano deformazioni irreversibili a causa dell'urto, prima abbiamo visto che durante l'urto, ad esempio, la palla si deforma, però dopo un pochino di tempo riacquista la forma sferica che aveva all'inizio. In questo caso specifico l'urto si chiama perfettamente elastico e si conserva una seconda grandezza, che è l'energia cinetica, è la parte di energia meccanica del sistema associata al movimento. L'energia cinetica dipende anche lei da massa e velocità delle particelle coinvolte, in modo matematicamente diverso dalla quantità di moto. Di nuovo però vedete che questa equazione, cioè la cosa che è importante, è che contiene anche lei le nostre due grandezze incognite, Vp' e Vp'. A questo punto abbiamo due grandezze incognite, abbiamo due equazioni che legano, corrispondono alle velocità iniziali, quindi il problema è matematicamente ben posto e lo possiamo risolvere, determinando la velocità dopo l'urto della palla e del braccio. E dopo qualche passaggio matematico si arriva a determinare che il rapporto tra la velocità della palla dopo la battuta e la velocità del braccio prima della battuta, che possiamo ribattezzare V con C, velocità della palla quando viene colpita, diviso V con L, velocità che avrebbe avuto se fosse stata lanciata, è uguale a 2 diviso più il rapporto tra la massa della palla e la massa del braccio. Adesso quando è che conviene battere invece che lanciare? Quando la velocità a valle della battuta è maggiore della velocità in caso di lancio. Quindi è necessario che la velocità in caso di battuta sia più grande della velocità in caso di lancio. Questo richiede che l'ultimo termine dell'equazione di sinistra debba essere maggiore di 1. Perché questo rapporto sia maggiore di 1, il denominatore deve essere più piccolo di 2. E questo si verifica quando il rapporto tra massa della palla e massa del braccio è più piccolo di 1. Quindi la nostra previsione è che sia conveniente battere quando la massa della palla è più piccola di quella del braccio e la nostra equazione ci dice anche quanto può essere conveniente, perché il valore massimo che è il rapporto tra velocità in caso di battuta e velocità in caso di lancio è 2, che si ottiene quando la palla ha una massa tanto più piccola di quella del braccio da essere trascurabile. A questo punto abbiamo fatto un passo avanti importante, abbiamo descritto la nostra battuta, abbiamo trovato il nostro criterio di convenienza e abbiamo scoperto che è la massa della palla il fattore di confine tra quando conviene lanciare e quando conviene battere. Resta fatto però che questa previsione non è la previsione che deriva dalla soluzione esatta del nostro problema, deriva da un'approssimazione fortissima nel trascurare completamente la forma della palla e del braccio. Quindi un passaggio inevitabile è verificare se questa nostra previsione è una previsione corretta oppure no. La verifica della correttezza di un modello teorico non può che venire dall'esperimento, quindi adesso dobbiamo verificare se è vero che il confine tra sport in cui si batte e sport in cui si lancia è riconducibile alla massa della palla. La prima verifica che si può fare è di natura qualitativa ed effettivamente possiamo realizzare che gli sport in cui si preferisce lanciare invece che battere sono gli sport che utilizzano palle di massa grande. Il basket, ad esempio, in cui la massa della palla è dell'ordine di 650 grammi, la palla a mano poco meno di mezzo chilo e così via. Quindi da un punto di vista qualitativo il nostro modello sembra essere corretto. Il nostro modello però fa una previsione molto più precisa, non dice solo conviene lanciare quando la massa è grande, ma dice anche quando conviene lanciare, prevedendo che convenga lanciare quando la massa è più grande della palla, è più grande della massa del braccio. Adesso, prendendo come riferimento il basket, abbiamo che la palla da basket ha una massa di 0,65 kg, quindi 6,5 kg. Determinare la massa di un braccio umano non è un'operazione semplicissima, però una stima ragionevole è circa 5 kg. Il rapporto in questo caso tra massa della palla e massa del braccio è 0,13, è molto più piccolo di 1. Quindi il nostro modello stabiliva
E in questi termini sarebbe dovuto essere conveniente battere e non lanciare, e invece nel basket si lancia. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che il modello è sbagliato. Tenendo conto che il nostro modello precedente si basava su un'approssimazione molto forte sulla forma della palla e del braccio, che era stata completamente trascurata, sviluppiamo adesso un modello più realistico, partendo dall'evidenza che la palla, per quanto estesa, occupa uno spazio di estensione più piccola che non il braccio. Quindi la palla continuiamo a trattarla come una particella puntiforme, di massa pari a m con p e di velocità nulla prima della battuta e incognita pari a vp' dopo la battuta. Per quanto riguarda i bracci, invece, teniamo conto che abbia un'estensione spaziale e che questa estensione è principalmente nella lunghezza. Quindi, al posto del braccio, consideriamo non più un puntino, ma una asta di lunghezza pari alla lunghezza del braccio, e teniamo anche conto del fatto che il braccio, durante l'operazione di battuta, ruota intorno alla spalla. Quindi, consideriamo un'asta che inizialmente sta ruotando con una velocità angolare nota, che indichiamo con omega b, velocità angolare del braccio, nell'istante in cui l'asta arriva a contatto con la palla, avviene l'urto. L'urto modifica la velocità della palla che passa da 0 a vp' e verosimilmente modificherà anche la velocità angolare di rotazione del braccio, che diventerà omega v' incognita. Vedete, da un punto di vista formale, il nostro problema è abbastanza simile a quello di prima. Conosciamo una delle velocità coinvolte, la velocità di rotazione del braccio prima dell'urto. Conosciamo le matte, che per il braccio saranno di nuovo m con b e per la palla m con b, e dobbiamo determinare la velocità della palla e la velocità del braccio dopo. La tecnica per risolvere questo problema è molto simile a quella che abbiamo utilizzato in precedenza, in particolare dobbiamo ricorrere ancora a due principi di conservazione. Nell'ipotesi che la palla e il braccio non si deformino irreversibilmente a causa dell'urto, continua a conservarsi l'energia cinetica, invece aver raggiunto il vincolo che il braccio possa ruotare intorno alla spalla impedisce che si conservi la quantità di moto. Si conserva tuttavia un'altra grandezza legata al nuoto dei corpi che va sotto il nome di momento angolare. Ci troviamo quindi di nuovo nella situazione di avere due velocità incognite e due principi di conservazione in cui queste incognite sono legate fra di loro. A valle di qualche calcolo si può dimostrare che il rapporto tra la velocità con cui la palla inizia a muoversi a valle della battuta e quella con cui si sarebbe mossa in caso invece di lancio diretto è simile come struttura a quella che abbiamo trovato prima ed è pari a 2 diviso 1 più il rapporto fra questi due termini. Quindi possiamo ancora prevedere che la battuta sarà conveniente rispetto al lancio nel momento in cui se questo termine al denominatore è più piccolo di 1. Questo termine al numeratore si chiama momento di inerzia della palla, quindi la nostra previsione è che converrà l'urto nel momento in cui il momento di inerzia della palla è più piccola di quella del braccio. Possiamo di nuovo prevedere quale sarà il vantaggio massimo in termini di velocità rispetto a quella di lancio, che è di nuovo pari a 2. Adesso dobbiamo, come prima, rifare una verifica della correttezza della nostra previsione. Il passaggio preliminare per poter applicare l'espressione di prima e trovare il criterio di convenienza per la battuta rispetto al lancio è la determinazione del momento di inerzia del braccio. Supponendo che il braccio sia una sbarretta rettilinea omogenea e uniforme, il momento di inerzia per la rotazione intorno a uno degli estremi è dato da questo rapporto, il rapporto tra il prodotto massa del braccio per quadrato della sua lunghezza è 3. Questa espressione si può sostituire nel rapporto di termini che doveva essere più piccolo di 1 per avere la convenienza della battuta, e sviluppando dei semplici calcoli si arriva a dimostrare che il termine critico è pari a 3 volte il rapporto tra la massa della palla e la massa del braccio. Nel momento in cui questo ultimo termine dovesse essere minore di 1, il nostro modello dice che conviene battere invece che lanciare. Quindi il criterio è questo, il rapporto deve essere più piccolo di 1, quindi alla fine si trova che conviene battere nel momento in cui la massa della palla è più piccola di un terzo della massa del braccio. Se andiamo a vedere quanto è grande adesso un terzo della massa del braccio, troviamo 1,6 kg, la massa della palla da basket è 0,65 kg, ancora non ci siamo, però ci stiamo avvicinando effettivamente a dei numeri corretti. Il nostro secondo modello è meno sbagliato del primo nel fare le sue previsioni, ma è ancora sbagliato anche lui. Questo vuol dire che anche tenendo ragionevolmente in conto della forma dei corpi coinvolti, nella nostra modellizzazione manca ancora qualcosa che invece è importante. Quello che manca è che in realtà abbiamo fatto inconsapevolmente un'approssimazione troppo grossolana riguardo all'elasticità dell'urto. Noi abbiamo assunto che l'urto fosse perfettamente elastico, partendo dall'evidenza che la palla ritorna sferica dopo l'urto e quindi apparentemente non si è deformata in maniera irreversibile. Questo però non è vero.
un fattore di cui si può tener conto, si può introdurre nel modello la possibilità che l'energia cinetica dopo l'urto sia più piccola di quella di partenza e ne resti a disposizione soltanto una parte, e il rimanente venga sprecato per deformare i corpi coinvolti. Nel criterio di convenienza, in cui avevamo un certo termine che doveva essere più piccolo di 1, al posto di 1 compare il cosiddetto coefficiente di restituzione, indicato con E, che indica la frazione di energia cinetica che rimane a disposizione del sistema e che quindi è strettamente minore di 1. Adesso il punto diventa: quanto è anelastico l'urto? Questo si può vedere caso per caso. Nel caso del tennis, un ragionevole valore del coefficiente di restituzione è 0,4, che vuol dire che l'energia coinvolta nella battuta del tennis per il 60% viene persa e soltanto il 40% resta a disposizione come energia di movimento. A questo punto, introducendo nel secondo modello questo fattore di correzione, la massa critica della palla per basket, scusate, della battuta rispetto al lancio scende a 0,64. La palla da basket ha una massa di 0,65, quindi potremmo essere contenti e adesso il nostro modello funziona. Questa felicità però è un po' troppo ottimistica, perché è vero che per il basket adesso il nostro modello ci dice che non conviene battere ma lanciare, ma è anche vero che si lancia anche nella palla a mano e la massa della palla da palla a mano è 0,45 kg. Quindi il nostro criterio di convenienza è ancora sbagliato di circa il 40%. Un primo commento però è che la nostra prima previsione era che convenisse battere ogni volta che la palla ha una massa più piccola di quella del braccio, e quindi inizialmente sbagliavamo di circa 10 volte. Quindi adesso ci stiamo avvicinando alla correttezza della previsione, e abbiamo di nuovo l'evidenza che manca qualcosa di piccolo e che condiziona la soluzione e quindi che va tenuto in conto per descrivere correttamente il fenomeno. Andando alla ricerca dei dettagli che ancora mancano per portare il nostro modello in accordo con l'evidenza sperimentale, dobbiamo tenere conto di quella che è apparentemente una raffinatezza, è veramente un dettaglio. Cioè, nel nostro modello noi abbiamo ipotizzato che il braccio al momento della battuta potesse ruotare intorno a un punto fisso, che è quello della spalla. Nella realtà questa situazione ovviamente avviene, ma il fatto che la parte inferiore del braccio rimanga ferma vicino alla spalla è garantito dallo sforzo muscolare della spalla stessa. Adesso vediamo quali sono le conseguenze di questa situazione. Quali sono le conseguenze della rotazione del braccio intorno alla spalla invece che a un cardine ideale? Facciamo un semplice esperimento. Supponiamo che il braccio sia questa penna e che il punto della spalla sia un punto qua sotto. Allora, nella nostra idea, quando il braccio ruota, ruota intorno a questo punto che rimane fermo. Adesso è un po' difficile visualizzare il movimento del braccio che va a impattare la palla che poi si mette in movimento, e allora facciamo l'esperimento all'incontrario. Supponiamo di vedere l'operazione della battuta girata nel tempo, quindi non abbiamo il braccio che si sta avvicinando, impatta la palla che si mette in movimento, ma abbiamo la palla che arriva verso il braccio e lo mette in movimento. La palla la modellizziamo con una semplice moneta che verrà lanciata contro il braccio e vediamo cosa succede. La vedete che senza fare nessuno sforzo in questo punto, il braccio non resterebbe libero di ruotare intorno al cardine della spalla, ma la parte inferiore del braccio uscirebbe dalla spalla provocando un infortunio del giocatore. Se adesso lo stesso esperimento lo facciamo con una monetina di massa più piccola, ci rendiamo conto che l'effetto è molto più piccolo. Allora, quello che sta succedendo è che i muscoli della spalla, per tenere la parte inferiore del braccio ferma rispetto alla spalla, devono esercitare delle forze, ma queste forze non possono essere grandi a piacere. Questo esperimento ci fa capire che il braccio può rimanere nell'attivazione della spalla durante la battuta soltanto se i muscoli della spalla sono in grado di esercitare una forza sufficientemente intensa da togliere la tendenza della parte inferiore del braccio a uscire dall'articolazione. In questo modello, questo limite non c'è, che quando andiamo ad assumere che il braccio ruoti intorno al punto al suo estremo inferiore, in ogni situazione, stiamo assumendo implicitamente che i muscoli della spalla possano esercitare una forza grande a piacere. Visto che questo non è vero, le condizioni in cui si preferisce battere è per masse più piccole di quelle previste dal modello per evitare frustrazioni dell'articolazione. Un ulteriore punto è che il momento angolare del braccio viene trasferito durante l'urto alla palla tramite l'impatto con la mano. Ma anche la mano non è un corpo rigido e indeformabile, quindi se l'impatto fosse troppo violento si potrebbero verificare delle fratture. Quindi che il poco che manca al nostro modello per essere corretto
che nella realtà la condizione in cui gli atleti vengono portati a battere invece che a lanciare costruttive di quelle di un caso ideale, evitare che il giocatore coinvolto subisca degli infortuni. Significa che possiamo andare a vedere dove sono i vari sport rispetto sull'asse verticale, alla velocità con cui la palla inizia a muoversi rispetto a quello che avremmo avuto in un caso di lancio, e sull'asse orizzontale invece abbiamo qui una scala del rapporto fra le masse, ma adesso sappiamo che è il rapporto dei momenti di inerzia. Quello che si vede da questa immagine è effettivamente che gli sport occupano soltanto due quadranti. Nel quadrantino alto a sinistra abbiamo gli sport in cui la palla inizia a muoversi più velocemente di quanto avremmo in caso di lancio, e sono effettivamente gli sport che sono a sinistra perché la massa della palla è piccola. Questa è la curva prevista dal modello teorico, i puntini sono dagli sperimentali. Dagli sperimentali non sono tutti allineati alla curva, anche perché il grado di elasticità dell'urto che mette in movimento queste palle sono diverse da uno sport all'altro. Però vedete che qualitativamente i punti sono abbastanza vicini alla curva teorica. Invece di massa più grande, che sono date ad esempio nella pallamano, nel basket, nelle bocce, nel bowling o nel lancio del peso, qualora venissero messi in movimento tramite una battuta, si vorrebbero una velocità più bassa di quella del caso del lancio. Sì, che in questi sport non ci sia una battuta in partenza, perché avevamo detto qualche diapositiva fa che era conveniente avere la velocità più grande possibile. Quindi in questi sport segue questa curva rossa, che è quella del lancio diretto. Per concludere questa prima parte, vediamo qualche altra strategia che viene utilizzata nei vari sport per aumentare per quanto possibile la velocità di inizio del moto della palla. Partiamo dalla condizione più semplice, che è quella del lancio diretto. Il braccio ruota con una certa velocità angolare omega, ha una certa lunghezza L. Nel caso del lancio diretto, la velocità della palla è data dal prodotto tra velocità angolare e lunghezza del braccio. In tutti gli sport in cui la palla viene lanciata, la velocità di partenza è dell'ordine di 15 metri al secondo. Allora, se questa è la dipendenza, nel momento in cui ho definito la rapidità con cui il braccio ruota, è chiaro che una possibile soluzione per aumentare la velocità sarebbe aumentare la lunghezza del braccio. Questo ovviamente non si può fare direttamente, ma si può fare tramite alcuni attrezzi. Ad esempio, quello che viene fatto nel lancio del martello, in cui la palla non è nelle mani del lanciatore, è alla fine di un filo che è lungo grosso modo quanto il braccio. Al raddoppiare la lunghezza del braccio comporta un raddoppio della velocità, che passa dai 15 metri al secondo a circa 29. Un'altra strategia l'abbiamo descritta in grandissimo dettaglio ed è, quando la massa lo consente, usare una battuta invece che un lancio. Abbiamo visto anche nel nostro modello che il massimo che possiamo sperare di ottenere è un raddoppio della velocità, grosso modo quello che si ottiene sia nel tennis tavolo che nella pallavolo. Nel momento in cui funziona allungare il braccio e battere invece che lanciare, io posso fare entrambe le cose. Posso decidere di battere utilizzando un attrezzo. Qui c'è tantissimi sport che utilizzano questa strategia, che vanno dal cricket fino ad arrivare al golf. Vedete che qui quello che posso aspettarmi qualitativamente è un raddoppio dovuto al raddoppio della lunghezza del braccio e un raddoppio dovuto al fatto che sto battendo. In realtà, quanto riesco a guadagnare dipende da quanto l'urto è elastico, e infatti gli sport in cui la palla è rigida e l'attrezzo è rigido sono quelli che hanno un aumento di velocità più piccolo, sono il cricket, l'hockey e il baseball. Invece in cui la palla sia elastica e l'attrezzo anche, come ad esempio il caso del tennis e dello squash, si arriva effettivamente a raggiungere velocità dell'ordine di 4 volte quelle del lancio diretto. Manca nell'elenco lo sport nazionale, che è il calcio. Nel calcio si segue una strategia abbastanza originale, che ha una origine fisica più raffinata. L'origine è questa: per adesso stiamo giocando sulla lunghezza del braccio, ma io potrei aumentare la velocità anche se aumentassi la velocità angolare. La velocità angolare da che cosa deriva? Deriva dal fatto che i muscoli esercitano delle forze, sulla gamba in questo caso, e la mettono in rotazione. La rapidità con cui la gamba inizia a ruotare dipende da quanti muscoli stanno esercitando forze, dal momento meccanico per la precisione, e da quanto è estesa la massa della gamba tramite il momento d'inerzia. Quindi io potrei pensare di ridurre il momento d'inerzia, e il momento meccanico è il prodotto tra momento d'inerzia e accelerazione angolare. A parità di momento meccanico dei muscoli, riducendo il momento di inerzia, aumento la rapidità di variazione della velocità angolare. Questo è quello che viene fatto nel calcio, in cui nella fase di carica del colpo
la gamba viene piegata, così è immediatamente più vicina all'asse di rotazione, il momento di inerzia diventa più piccolo, la velocità angolare aumenta, nel momento immediatamente precedente l'impatto con il pallone, la gamba si raddrizza e impatta tramite un urto con il pallone, raggiungendo velocità di partenza dell'ordine di 70 metri al secondo. Manca ancora lo sport record, quello in cui si raggiunge la più grande velocità di partenza. Questo sport per me è stata sinceramente una sorpresa, perché il badminton. Il badminton è la versione professionale del gioco del volano, che prima che arrivassero i racchettoni era lo sport facile che si faceva sulle spiagge, e utilizza una palla che ha una massa molto piccola legata a una specie di canestro. Quindi il moto della palla del badminton è notoriamente un moto che avviene lentamente, tanto da rendere facile il prenderla. Quello che sostiene però che la velocità di partenza della palla del badminton è straordinariamente grande, sono 130 metri al secondo, sono quasi 500 km all'ora. Allora, in questo caso si sfrutta in maniera brillante una combinazione di fenomeni fisici. Innanzitutto si batte invece che lanciare, si utilizza un attrezzo allungando il braccio, si utilizza una massa estremamente piccola, che è il criterio di massima, la condizione di massima convenienza della battuta. E in aggiunta la massa molto piccola della palla consente di utilizzare una racchetta poco rigida. Vedete che questa foto stroboscopica della battuta del badminton è evidentissimo che la racchetta si deforma durante la fase di carica. Quindi nella fase di carica della battuta la racchetta acquista energia cinetica ma anche energia di deformazione elastica e nel momento dell'impatto dà entrambe alla pallina. Consente di raddoppiare sostanzialmente la velocità massima che si può ottenere, arrivando alla stratosferica velocità iniziale di 137 metri al secondo. Ora, questo quadro completo fa vedere, oltre al fatto che si possono sfruttare in vari modi degli aspetti fisici per cambiare la velocità di partenza della palla, che il range in cui si può cambiare questa velocità è molto grande, è proprio circa un fattore 10, dai 15 metri al secondo del lancio diretto ai quasi 150 metri al secondo del badminton.